Ciao a tutti, ho una domanda per voi oggi. Il datore di lavoro, quando assume un dipendente, può scalare tutte le spese relative a questa assunzione, salario, contributo previdenziale, di assicurazione, non so cos'altro c'è, dall'ammontare su cui l'azienda paga le tasse, oppure c'è una parte che comunque che non viene scalata per qualche strana ragione? Mi verrebbe da pensare, di logica dovrebbe essere tutto è scalato, e quindi l'azienda, un'azienda che ha fatto molto di utile per pagare meno tasse, dovrebbe essere invogliata, ecco, ad assumere più dipendenti. Mi viene in mente il caso di Rovio, un'azienda finlandese di videogiochi, quella di Angry Birds, da cui lo conoscete di sicuro, che proprio a causa dell'enorme successo di Angry Birds si è espansa moltissimo, ha assunto un sacco di dipendenti, non tanto perché avesse grandi progetti, ma soprattutto per pagare meno tasse in Finlandia. E questo secondo me è una cosa molto positiva, perché si distribuisce la ricchezza. Probabilmente con la flat tax funzionerebbe un po' meno, perché le aziende avrebbero meno incentivo ad assumere, ad abbassare l'ammontare di tasse, perché comunque è sempre in percentuale, però se la tassa è progressiva il vantaggio è molto evidente per tutti. Nel complesso si paga tutti meno tasse, ecco. Questa è la mia domanda, perché ho cercato informazioni in internet, però sì, ho trovato quali sono tutti i costi che il datore di lavoro ha, però alla fine non mi è chiaro se questi vengono detratti integralmente dalle tasse, o se c'è qualche trucchetto per cui il datore di lavoro viene fregato, ecco, in questo. Vabbè, se qualcuno ha tempo e voglia mi faccia sapere nei commenti se è così oppure no. Ciao.